Ciao, sono Vittoria Conti della classe D'SC del Liceo Scientifico Augusto Righi di Roma e ho scelto di recensire il libro Hello World. È un saggio scritto da Anna Frey che approfondisce la tematica degli algoritmi applicati nella società moderna. Vengono analizzati i pro e i contro di queste procedure altamente sofisticate in vari ambiti sociali, come quello medico o quello giudiziario. Spesso l'etica umana e la rapidità con cui gli algoritmi operano vengono posti sullo stesso piano per mettere in evidenza che sono entrambi fattori particolarmente rilevanti per il corretto funzionamento del sistema. Probabilmente la maggior parte della società crede che gli algoritmi possano costituire il futuro. La verità è che se gli algoritmi non vengono applicati coscientemente, possono rappresentare un aggravante alle preesistenti problematiche sociali, come possono essere l'abuso di potere o la differenza del tenore di vita tra le classi sociali più alte e quelle più basse. Essendo parte di una generazione già introdotta alla tecnologia, non riesco a immaginare un futuro senza di essa. Ripetutamente il libro però pone degli spunti di riflessione. Da esse emerge infatti che la tecnologia non può sostituire molte delle qualità umane, come possono essere la compassione o l'esperienza. Probabilmente quindi per costruire un sistema corretto sarebbe opportuno conciliare l'etica con l'efficacia della tecnologia. Partecipare al Premio Asimov è stata per me un'esperienza del tutto nuova. Coltivo fin da piccola la passione per la lettura, ma non mi ero mai cimentata nella scrittura di una vera e propria recensione, se non a fini scolastici. La recensione è stata per me quindi una sfida personale. Essendo stata la prima volta che ho partecipato ad un concorso di scrittura e essendo a conoscenza dell'ampio numero di ragazzi che partecipano al concorso, non mi aspettavo sicuramente di raggiungere risultati così elevati. Essere proclamata come una delle vincitrici regionali è stata quindi per me una grandissima soddisfazione, perché ha rappresentato la vittoria per la mia sfida personale. Dunque consiglio di partecipare al Premio Asimov a tutti coloro che come me sono appassionati di lettura e che vogliono mettere in gioco le proprie abilità di scrittura.